Hi guys, io sono Tutto Fatato e oggi proverò a spiegarvi come io faccio i tutorial di cucina. Sigla! I tutorial di cucina spesso diventano abbastanza noiosi perché non tutti sono come me che guardano anche le vecchie che non sanno cucinare e basta che facciano qualcosa. Ma proveremo a vedere anche dei metodi per guadagnarsi una fetta di pubblico più ampia rispetto agli appassionati di cucina veri come me. Sia per quanto riguarda il tipo di personaggio che magari anche per l'organizzazione e il montaggio del video. Dunque, se non avete una macchina molto potente che possa fare una ripresa di una qualità abbastanza elevata, dato che il tutorial di cucina, come tutti gli altri video, va fatto con una buona qualità, specialmente perché il piatto deve risultare molto gustoso agli occhi, provate a fare una fotografia con una macchinetta o anche con un cellulare di quelli nuovi che adesso hanno delle macchine abbastanza buone, in modo che le persone che guardano il video avranno all'inizio del video il risultato finale del piatto con una buona qualità e potranno vedere realmente quello che c'è nel piatto. Allora, quando si fanno le riprese io trovo che sia molto comodo che ci sia qualcuno che le faccia a me, perciò al momento ho una persona che mi aiuta. Potete chiedere logicamente ad un amico, a un familiare o a chiunque altro di farvele, anche perché quando si sta cucinando, prima di tutto è molto complicato la questione: sto cucinando, mi si sta bruciando la roba, stacco la macchina dal cavalletto, la porto a fare l'inquadratura più stretta, eccetera, insomma così. E poi perché abbiamo le mani sporche, quindi toccare la macchina con le mani sporche rischiamo di toccare anche l'obiettivo e di sporcare l'immagine. Mentre si fa il tutorial è comodo avere tutte le cose che ci servono accanto a noi, in modo da non dover spostare in continuazione la macchina per prendere le cose e poi non ritrovare mai la giusta inquadratura rispetto a come l'avevamo fatta prima. Per rompere la monotonia del video è a volte utile avere degli stacchi tra il campo largo dell'inquadratura e il campo stretto sulle cose che stiamo preparando. Visto che io ho un amico che mi fa le riprese, spesso usiamo questo metodo: staccare la macchina dal cavalletto, portarla vicino a quello che sto cucinando, fare l'inquadratura più stretta e poi rimettere la macchina sul cavalletto e andare avanti con la ricetta. E poi nel montaggio mettere il pezzo dello stretto dove vediamo che con i tempi è più giusto per l'attenzione del pubblico. Logicamente le ricette che facciamo devono essere riproducibili da tutte le altre persone, quindi sarà bene prima di tutto provare la ricetta su qualche cavia se è una ricetta che non abbiamo mai fatto, e poi scriversi bene le dosi e gli ingredienti. Sarà bene nel tutorial usare un linguaggio tecnico e poi magari spiegare la parola che abbiamo usato, però è bene. Nell'inquadratura potrete usare dei colori caldi, ovvero sia l'arancione e il rosso, che attirano l'attenzione del spettatore e in più psicologicamente per la cromoterapia mettono appetito, e quindi questo accorgimento farà sì che la gente sia invogliata a ripreparare il piatto. Sempre per lo stesso motivo potrete in color correction aggiungere dei toni più caldi alla vostra immagine, sempre facendo attenzione a non snaturare il colore reale delle cose e quindi rendere un pezzo di carne viola. Per aiutare il pubblico a seguire il vostro video sarà utile che voi usiate delle gag, degli accorgimenti del personaggio che avete creato come cuoco, e aggiungere delle musiche o dei piccoli suoni in montaggio in modo da rompere un po' la monotonia. Ho notato che facendo video di 4-7 minuti, almeno per l'inizio, il pubblico è più motivato a continuare a seguirvi, quindi io vi consiglio di iniziare con video dai 4 ai 7 minuti. Che vogliamo fare, Eolo? Durante le riprese capiterà che parte del cibo che voi state preparando verrà inutilizzato, come per esempio, non lo so, un pezzo di pane o un po' di pan grattato o qualcos'altro, insomma. È bello che voi diciate al vostro pubblico cosa poi potrete fare con le cose che non avete utilizzato nel video, in quanto può dare fastidio lo spreco del cibo. Tre cose da fare e tre da non fare. Trovo molto utile aprire un blog come ricettario da usare come appoggio per scrivere le ricette che fate nei vostri video. Dovete fare in modo che la vostra ricetta sia appetitosa, così che la gente sia invogliata a rifarla a casa, e così vi assicurerete iscrizioni e divulgazione.
Io trovo che sia molto bello metterci la faccia sulle ricette che facciamo. A me danno fastidio i tutorial in cui si vede soltanto la roba da mangiare e non si vede chi sta cucinando. Se state facendo un video su YouTube, è un video, non è uno slideshow. Lo slideshow lo potete mettere sul vostro blog. Fare uno slideshow su YouTube lo trovo inutile e anche noioso. Per capirci, lo slideshow è come la presentazione in PowerPoint. Non bloccate il vostro estro creativo. Dobbiamo creare nuove ricette, nuovi piatti. La roba della nonna ha rotto il cane. Non esitate a farmi domande nei commenti in modo che io possa rispondervi e aiutarvi nelle vostre produzioni. Da 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 da. Ciao!